Allora, nelle lezioni che rimangono, come d'accordo, proviamo ad affrontare un esercizio simile esame per la parte di progetto. Allora, io sono andato a prendere un tema d'esame vecchio che non avevamo ancora cannibalizzato per l'esercizio di laboratorio. Quindi non l'avete ancora visto, adesso lo leggiamo insieme ovviamente, a cui ho agganciato in coda praticamente tutte le domande che potrebbero capitarvi nei vari appelli, nel senso che in ogni appello ci sarà un sottoinsieme di queste tipologie di domande, non tutte e sei perché altrimenti per ragioni di tempo non riuscireste, non sarebbe fattibile, diciamo così, all'interno delle 2 ore. E le domande sono quelle che, con cui abbiamo lavorato, che di fatto corrispondono ai vari macro argomenti o capitoli del corso. Quindi vi si può chiedere il modello in forma di realizzare un modello informativo concettuale, quindi diagramma delle classi, oppure il modello di processo, ossia gli activity diagram, oppure di definire dei KPI significativi per un determinato processo, che è quello che diciamo, avete appena modellato, e in particolare relativamente ad alcuni degli stakeholder. No, KPI sono ovviamente declinabili per tipologia, va bene, ma soprattutto per processo e per ogni stakeholder di ogni processo. Quindi, vi focalizziamo già su un certo tipo di richiesta, oppure il diagramma dei casi d'uso, quindi a livello summary o a livello user goal. In questo caso parla di livello user goal, quindi è chiesto solamente il livello user goal, non necessariamente summary, neppure il subfunction, e che sarà la domanda tipica. E poi il punto 6, la stessa tipologia di domanda potrebbe essere i mockup grafici relativi ad un caso d'uso del modello precedente. Scusate, ho saltato una riga perché leggendo al contrario ho saltato la 5, cioè la 4 e la 5 sono il modello dei casi d'uso, cioè il diagramma generale dei casi d'uso, lo use case diagram per capirci, mentre il punto 5 è la descrizione di un singolo caso d'uso a livello user goal, ok? Dove c'è la descrizione dello scenario, precondizioni, postcondizioni, e tutti i vari campi del nostro template SWID per la descrizione dei casi d'uso. È ovvio che queste domande non sono tra di loro indipendenti, anzi sono strettamente correlate, ma alcune sono più correlate di altre. E in particolare la 2 e la 3 sono inscindibili, o meglio, la 3 non può stare in piedi senza la 2. Cioè non è possibile definire i KPI se non so qual è il processo, se non so come voi avete modellato il processo, e quindi saranno sempre insieme, in certo senso. Così come la 5 e la 6 sono inscindibili, nel senso che i mockup grafici di una determinata funzionalità dipendono dallo scenario di successo che avete definito per quel caso d'uso. Quindi la 6 ci porta dietro la 5, la 3 si porta dietro la 2 come dipendenza. Le altre possono capitare essenzialmente in varie combinazioni, no? Quindi un sottoinsieme tipicamente di 4 domande da queste 6, che capitano in modo random, nel senso che non, ecco, non mettetevi in testa che se nel primo appello vi abbiamo chiesto il diagramma di processo, nel secondo non ve lo chiediamo più o viceversa. Di fatto che, tra virgolette, sorteggiamo, nel senso che non è un'alternanza fissa, okay? Quindi in ogni appello può capitare un sottoinsieme a qualunque di queste. È ovvio che i punti 1 e 2, sicuramente il punto 1 capiteranno sempre, no? Perché su quello si basa poi tutto il resto, il modello concettuale. Ok, questo in termini di, cioè, operativi di che cosa vi viene chiesto. Allora, proviamo a concentrarci su questo esercizio e poi
a impostare i vari punti tra le ore di oggi e quelle di domani, vediamo di riuscire a terminarlo o perlomeno analizzarne una buona parte. Lo leggiamo insieme se volete, l'ho pubblicato pochi minuti prima di venire in aula in modo che non poteste studiarvelo con molto anticipo neanche volendo, in modo da fare l'effetto esame, cioè lo vedi lì e devi farlo subito. Allora, il testo dice: ogni anno i genitori dei bambini in età scolare che devono frequentare una classe prima devono iscrivere i propri figli ad un istituto scolastico. Parlo dei genitori perché l'età scolare tipicamente sono minorenni, per cui è il genitore che fa l'iscrizione, diverso dall'iscrizione al Politecnico in cui invece la fate voi per voi stessi. Tutte le scuole del territorio nazionale sono identificate da un codice univoco di 10 caratteri alfanumerici e ciascuna di esse, scuola, è caratterizzata dal suo livello scolastico, cioè la scuola elementare, la media, la superiore, in realtà si usano i termini strani che si chiamano scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, che sono le nuove denominazioni post-riforma. Quindi ogni scuola è determinata da un suo livello, oltre che dalle informazioni logistiche, cioè comune, indirizzo, numero di classi di cui è composta, numero di insegnanti e così via, informazioni descrittive. Le scuole secondarie di secondo grado possono offrire più indirizzi di studio. Una scuola, un liceo può offrire l'indirizzo liceo classico e liceo scientifico, mentre invece fino alla scuola secondaria di primo grado, che sarebbe la scuola media, non c'è distinzione, il percorso è univoco uguale per tutti, no? Quindi solamente alla scuola superiore si differenziano i percorsi. Ecco, l'assunzione che c'è qui, che è semplificatrice rispetto alla realtà, è che ciascuna scuola è caratterizzata da un livello scolastico. Voi sapete che ci sono gli istituti comprensivi in cui all'interno dello stesso istituto c'è sia le elementari che le medie, cose di questo genere, e quindi una scuola avrebbe più livelli. Invece qua dice uno solo, è una semplificazione rispetto alla realtà. Ciascuna scuola può inoltre gestire più moduli orari, le 24 ore, 30 ore, col pomeriggio, col sabato, cioè sono modi diversi e anche quantità diverse di ore settimanali in cui ciascuna scuola e in realtà anche ciascun indirizzo può essere organizzato. Ogni scuola offre cose diverse di questo genere. Tutte queste informazioni sono liberamente consultabili su internet. Nel senso che c'è, questo è un sistema reale, c'è un sito che è questo, che a volte funziona anche, più delle volte no, non so se provare a farvelo vedere perché 3 minuti fa in ufficio non funzionava. Parte da, non si capisce bene perché, dalla mappa dell'Europa. Se noi diciamo che vogliamo una scuola a Torino, mi dice che ho chiesto troppo, scuole vicino, cosa devo dargli? Corso Luca degli Abruzzi? Nel raggio di 5 chilometri? Vabbè. Scuola secondaria di secondo grado, diciamo finta. E qui c'è un elenco di scuole, ne scelgo una a caso e mi dà le informazioni sugli indirizzi di studio, le informazioni logistiche, il famoso codice che è questo, il codice alfanumerico univoco e così via. Questo in realtà non ci interessa, nel senso che non è questo l'oggetto, dov'era?
Non è questo l'oggetto del nostro sistema informativo, sappiamo che c'è. Okay? A questo punto entriamo nel vivo del processo. Processo di iscrizione. Il processo di iscrizione avviene in tre fasi. Nella prima fase il genitore si registra nel sistema informativo ottenendo una copia di credenziali, username e password, convalidate attraverso l'invio di un'email di verifica. Tipico processo. Nella seconda fase i genitori registrati possono caricare la domanda di iscrizione per ciascuno dei propri figli. Nella domanda occorre indicare tutti i dati anagrafici del bambino, i dati di residenza, la composizione familiare, la scuola di provenienza ove esistente, quindi se mi iscrivo alle medie dico dove ho frequentato la scuola elementare, se mi iscrivo all'asilo non c'è niente di provenienza, e la scuola dove si intende iscrivere il proprio figlio, specificando anche il modulo orario prescelto e l'eventuale indirizzo di studio. È possibile anche indicare fino a tre scuole in ordine di preferenza, che sicuramente una dovrò indicare, eventualmente indico una seconda, una terza, in ordine di preferenza. Questa è la seconda fase. C'è scritto per ciascuno dei propri figli. La terza fase avviene a cura degli istituti scolastici, i quali a iscrizioni chiuse. Quindi questa frase mi fa capire che esiste un periodo di iscrizione che poi si chiude, quindi un intervallo di tempo ben definito, non ne aveva mai parlato prima, ma è evidente da questa frase, analizzano le richieste pervenute e provvedono alla formazione delle classi in ciascuno degli indirizzi di studio. Una classe deve essere composta da alunni che abbiano optato per lo stesso modulo orario, ovviamente. Al termine di questa fase, gli istituti scolastici rendono pubblica la composizione delle classi, e i genitori vengono informati di tale risultato. Questo se va tutto bene. Nel caso in cui invece sia impossibile comporre le classi considerando solo le prime scelte, ad esempio ci sono troppi studenti o troppo pochi studenti rispetto ai vincoli ministeriali o la capacità della scuola, allora per gli studenti rimasti esclusi il processo viene ripreso considerando le loro seconde scelte e poi eventualmente le terze scelte. Il processo o viene eseguito una volta sola oppure viene ripetuto con gli studenti residui, cambiando, considerando un insieme di scuole diverse. Allora, primo punto, ci chiede di creare il diagramma delle classi, ossia il modello, rappresentare attraverso il diagramma delle classi il modello concettuale sottostante a questo sistema informativo. Il diagramma delle classi, lo ripassiamo, è composto da classi, attributi e relazioni. Più importanti ovviamente sono classi e relazioni, anzi più di tutto le relazioni, perché sono quelle che danno la struttura semantica al problema. Allora, qui di che cosa si parla? Si parla di genitori, si parla di bambini, si parla di scuole, si parla di iscrizioni, o in realtà di domande di iscrizioni, forse si parla di indirizzi di studio, questo dobbiamo vederlo, se rappresentano classi, cioè concetti separati oppure semplicemente attributi, e si parla di classi a un certo punto, no? Composizione delle classi, i genitori vengono informati della composizione delle classi. Quindi proviamo a iniziare a distribuire questi concetti iniziali dicendo che noi abbiamo, allora, sicuramente c'è, chiamiamolo studente per non chiamarlo bambino, o figlio, e c'è il genitore. Poi abbiamo
la scuola, questi sono proprio i concetti minimi. E poi abbiamo l'atto della domanda di iscrizione. Allora, partiamo da queste, poi man mano che ragioniamo ne aggiungeremo delle altre probabilmente. Come sono legate queste classi? Come sono correlati questi concetti? Allora, attenzione, l'avvertenza principale è di non farsi ingannare o fuorviare dai verbi presenti nel testo. Cioè, se a un certo punto c'è scritto che i genitori caricano la domanda di iscrizione, ok, qui c'è scritto così, i genitori possono caricare la domanda di iscrizione. Allora, questo non vuol dire necessariamente che ci sia una relazione tipo genitore carica domanda. Ricordiamoci, nel modello concettuale non ci interessa chi fa le cose. Questa scatola con scritto genitore non è l'attore, persona fisica, genitore che fa delle cose, ma è una scheda, un pezzo di carta su cui ci sono le informazioni del genitore che vengono gestite dal sistema informativo. Quindi la domanda che mi devo fare è la domanda di iscrizione a che cosa è relativa? Quali sono le informazioni collegate o presenti nella domanda di iscrizione o i concetti collegati a quella specifica domanda di iscrizione? La domanda di iscrizione è dello studente. No, è relativa allo studente, è lo studente che ha fatto quella domanda. Poi lo studente ovviamente sarà figlio di un certo genitore. Questa è un'informazione, no? Bisogna sempre qua riuscire a modellare e rappresentare l'informazione statica, una fotografia del sistema. In una fotografia non vedete il movimento, non vedete chi fa che cosa, ma vedete quali sono le connessioni, quali sono le dipendenze. Allora, sicuramente tra studente e genitore esiste una relazione che è quella di figlio. Uno studente è figlio di un determinato genitore. Giusto? Li dobbiamo collegare questi due. Quindi lo studente, il genitore si registra a un certo punto e poi inserirà i dati dei propri figli. Era messo al plurale. Lo ripeto perché ricordo l'esame, questa qua l'hanno cannata tutti questa parte. Si vede che erano tutti figli unici in quell'appello. E quindi non pensavano che il genitore dovesse poter registrare più di un figlio all'iscrizione. Se hai due gemelli, oppure se hai uno che comincia prima elementare e l'altro che comincia prima media, li devi fare tutti e due nello stesso momento, nello stesso anno. Quindi questa sarà ovviamente una relazione di tipo 1N. No? Un genitore. Dunque, lato studente, vedo, aspetta, qua, 1, e il genitore invece può avere come propri figli un certo numero maggiore di 1 di studenti che vuole, che deve iscrivere. Poi lo studente presenta una domanda di iscrizione. Adesso presenta una domanda è brutto perché io non sto usando un verbo. Diciamo che si fa una domanda di iscrizione relativa a quello studente, a quello specifico studente. Quindi lo studente, tra domanda e studente, c'è anche qui una relazione che possiamo chiamare, non so, ad esempio appartiene.
La domanda appartiene a uno studente. E nella versione semplice la domanda è relativa a una determinata scuola. Adesso mettiamola così, poi magari quando andiamo a mettere in conto i dettagli dovremo articolarla, dovremo modificarla. Relativa a una scuola. Questo è lo scheletro base, poi andiamo a costruire intorno. Adesso, cominciamo, no? Siamo d'accordo su questo schema? C'è un tarlo, ancora, che è quello del fatto che tu puoi fare tre domande, oppure in una domanda indicare tre scuole, dobbiamo decidere come metterlo a posto. Quindi da qualche parte bisognerà modificarlo, ma ci arriviamo quando arriviamo a quel livello di dettaglio. Allora, a questo punto le altre informazioni, possiamo chiederci quali sono le informazioni, cioè gli attributi relativi alle varie entità in gioco. Allora, proviamo ad andare in ordine. Le scuole sono identificate da un codice univoco di 10 caratteri alfanumerici. Quindi la prima cosa è sulla scuola in cui aggiungo il codice che sarà una stringa. Sì. Allora, quello che stai proponendo tu, se ho capito bene, lo dico con parole molto diverse, è di accorpare queste due classi. Stai dicendo, in fondo, ogni studente avrà una domanda di iscrizione, quindi la relazione tra studente e domanda di iscrizione sarà di tipo 1-1, e quindi perché non collassare gli attributi delle relazioni di queste due classi in una classe unica. Allora, qualora ci sia effettivamente, scoprissimo che questa è una, non abbiamo ancora guardato la cardinalità, scoprissimo che questa è una relazione 1-1, è una domanda da porsi, giustamente. Non vuol dire, allora, i dubbi sono due. Uno è veramente è una relazione 1-1? E la seconda domanda è, anche fosse una relazione 1-1, non è che in altre parti del sistema informativo, perché noi stiamo facendo un pezzetto, ma nessuno ci vieta di immaginarci cosa può seguire dopo, queste due classi partecipano a relazioni diverse che non sono più intercambiabili? Parto dalla seconda osservazione. Lo studente, la classe studente mi servirà sempre, anche per i voti, per le classi, per altre cose. La domanda di iscrizione è una cosa che può andare a perdere. Però i dati dello studente, se ho una classe che mi descrive bene lo studente, quella la riuso in altri sistemi informativi. E se però lì dentro ci sono anche altre informazioni relative alla domanda di iscrizione, eccetera, mi danno fastidio, perché no? Quindi è. Però questo se ragionassi in prospettiva. Invece la vera discriminante è il primo punto. È vero che la relazione tra studente e domanda di iscrizione è 1-1? Allora, noi abbiamo, volevo posticiparlo, ma lo discutiamo subito, il problema delle tre preferenze. Allora, quando faccio tre preferenze, quando esprimo una prima preferenza, una seconda e una terza, come lo rappresento? Ho due scelte. O dico che ogni preferenza di fatto viene mappata su una domanda diversa,
quindi dico che lo studente, allo studente possono appartenere fino a 3 domande di iscrizione, e ciascuna di queste domande è relativa a una scuola. Allora, se faccio così, non ho una relazione 1-1, ma una relazione 1-3, e quindi non posso accorpare. L'alternativa, un altro modo di fare la stessa cosa, è di dire, no, la relazione tra studente e domanda è 1-1, ma la domanda può essere relativa a più scuole, quindi di fatto la molteplicità me la gioco nella relazione tra domanda e scuola. Quale è meglio fare? Adesso non lo so ancora perché non ho ancora visto gli attributi. Mi piacerebbe vedere gli attributi per capire quali devo duplicare, o nel primo caso, nel secondo caso, e poi scegliere come fare. Quindi a livello di metodo sono sempre in tempo ad accorpare. Prima valuto le alternative e poi dico, vabbè, allora questi due alla fine li accorpo e lo faccio. Però se lo faccio all'inizio rischio di trovarmi con un modello che è troppo vincolato e non riesco più poi a giocarlo. Quindi lo tengo sicuramente nel background del cervello. Queste due qua prima o poi dovremo decidere se è giusto tenerle separate o no. E così come dovremo decidere dove mettere questa molteplicità 1-3. Per deciderlo bisogna di vedere qualcosa di più di quelle classi. Allora per quello che ho cominciato a metterci dentro gli attributi. Gli attributi di scuola sono i più facili. Sì, prego. Quella sarebbe un'association class, no? Sì. Non ti cambia il problema. Ovviamente la preferenza devi metterla da qualche parte. Cioè l'ordine, no? L'ordine di preferenza. Allora, nel caso in cui o è un'association class su studente domanda o è un'association class su domanda scuola. Cioè dove metti la molteplicità devo mettere questo numerino qua. L'unica scelta alternativa che ho è che se la molteplicità fosse tra studente e domanda, potrebbe essere un attributo di domanda. Mentre invece un attributo di scuola non sarà mai, perché la scuola è condivisa tra migliaia di domande. Sì, quando arriviamo lì dobbiamo metterlo da qualche parte questo attributo. Allora, fatevi andare in ordine, così non ci dimentichiamo dei pezzi. Ciascuna di esse è caratterizzata dal suo livello scolastico. Ecco, il livello scolastico cos'è? È uno di questi quattro, cioè non è che uno si inventa livelli scolastici nuovi. Quindi possiamo dire, per essere precisi, che abbiamo un attributo livello che è di un certo tipo livello scolastico, e livello scolastico è una classe che contiene quei quattro valori. Possibilmente io non dico string perché non è ogni classe non è che decide il proprio livello scolastico scrivendolo, no? Poi dove eravamo arrivati? Oltre che le informazioni logistiche, comune, indirizzo, numero di classi, vabbè, queste qua sono facili, quindi indirizzo che è una stringa, la città comune che è una stringa, il numero di classi che è un intero, poi cosa mi dice ancora? Numero di insegnanti che è un intero, e così via. Poi viene, vabbè, queste sono informazioni poco interessanti per il nostro processo, mentre invece vengono le due un pochino più interessanti, perché impattano la didattica, dice ciascuna scuola può gestire più moduli orari, tutte queste informazioni sono liberamente consultate, no, e le scuole secondarie possono offrire più indirizzi di studio. Quindi c'è un concetto di indirizzo di studio e un concetto di modulo orario. Allora, modulo orario, beh, è uguale, partiamo dall'indirizzo di studio. L'indirizzo di studio è qualcosa che è offerto dalla scuola e ogni scuola ne può offrire più di uno. Quindi, poiché abbiamo una molteplicità, abbiamo bisogno di una classe separata che contenga l'indirizzo di studio
è una relazione che mi dice quali scuole offrono quali indirizzi di studio. Quindi indirizzo di studio e la scuola offre uno o più indirizzi di studio. Cosa sono questi indirizzi di studio? O meglio, chi li decide? Sono fissi o li decide la scuola? La scuola domani può decidere, qui stiamo parlando di scuole superiori, okay? Può decidere di offrire un diploma in istituto tecnico per la concimazione delle carote? In Italia mi risulta di no. Mi risulta che l'insieme dei corsi di studio, degli indirizzi di studio proposti siano definiti a livello ministeriale. No, in realtà c'è un po' di variabilità, nel senso che, lasciamo perdere le carote, ma pensiamo che un liceo scientifico, i vari istituti, pur essendo sempre un titolo di liceo scientifico, lo organizzano in modalità leggermente diverse. In uno schema orario fisso, però c'è un minimo di variabilità su alcune ore, mezze ore, un minimo di autonomia nella progettazione didattica. Però il titolo di studio è sempre quello. Allora vuol dire che, perché mi faccio questa domanda? Perché mi sto chiedendo se l'insieme di questo indirizzo di studio, che posso chiamare titolo qua, sono privati della scuola. Cioè, ogni scuola definisce i suoi. Pensate a cosa succede nell'università. Attualmente, 20 anni fa non era così, ma attualmente l'università può creare un corso di laurea e dargli il nome che vuole. Poi questo nome viene approvato dal Ministero, ovviamente, e il piano di studi. Però sono io che propongo, io università è che propongo. Invece una scuola superiore no, non può scegliere un nome diverso. Okay? Allora, se fossero privati, sarebbe qualcosa in cui la scuola può definire più indirizzi di studio. Qui ci metto uno zero come cardinalità minima, perché scuola può anche essere una scuola di livello inferiore, quindi non avere indirizzi di studio. Però può definire di più. Se ogni scuola definisse i suoi, io metterei come cardinalità nell'altro verso un 1. Cioè, quell'indirizzo di studio, concimazione della carota, è di quella scuola lì. Se poi ci fosse un'altra scuola, che anche questa, perché quest'anno vanno molto le carote, offrisse un corso, un diploma in concimazione della carota, sarebbe un altro indirizzo di studio di quell'altra scuola lì, che casualmente si chiamano nello stesso modo. Ma se ogni scuola decide i suoi indirizzi, non c'è nessun motivo per cui due indirizzi che si chiamano nello stesso modo in realtà dentro siano fatti, abbiano le stesse materie, gli stessi contenuti, eccetera. No? Capita che su migliaia di scuole sul territorio nazionale due abbiano un indirizzo che si chiama nello stesso modo. Così come se voi prendete ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, si chiamano nello stesso modo, ma sono diversi. Questo se ci fosse, se voglio, diciamo così, l'autonomia nel definire questi indirizzi di studio. Visto che non c'è, la cardinalità dall'altra parte è diversa. Sto cliccando male. E sarà uno infinito, uno a molti. Il che vuol dire che quel determinato indirizzo di studio, quindi le carote non ce l'abbiamo, mettiamoci il liceo scientifico, è quello lì, è offerto da molte scuole. È lo stesso indirizzo di studio, lo stesso titolo che puoi prendere in molte scuole diverse. Ok? Quindi quella della cardinalità lì mi fa capire se quell'insieme di valori possibili,
quel ventaglio di valori possibili di indirizzi di studio sono privati, quindi ogni scuola ha i suoi, oppure condivisi tra tutte le scuole e quindi in qualche modo determinati, definiti indipendentemente dall'esistenza delle scuole stesse. Ci siamo? Siamo d'accordo? Ecco, un ragionamento del genere dobbiamo farcelo anche sui moduli orari. Modulo orario, l'unica cosa che ci dice il testo è che sicuramente un modulo orario è caratterizzato da un certo numero di ore. A questo punto la domanda che mi faccio è: supponendo di avere un modulo orario da 30 ore, il 30 ore di questa scuola e il 30 ore dell'altra scuola sono la stessa cosa? Cioè, ha senso definire un insieme di moduli orari comuni a livello nazionale? O ha più senso dire, guarda, questa scuola ha questi moduli orari qui, questo da 30, questo da 27, questo da 21, quest'altra scuola, casualmente anche lei un 30 o un 21, ma non ha il 27 e il 24, perché si organizza diversamente come orari. Quando abbiamo detto due scuole che si chiamano liceo scientifico danno lo stesso titolo, era sì. Due scuole che hanno un modulo da 30 ore fanno le stesse cose? La risposta mi sembra no. Beh, 30 ore è facile perché 6 per 5. Però può anche essere la scuola che fa il lunedì-venerdì e poi fa un pomeriggio e arriva allo stesso 30. Quindi il numero, mentre quando dico liceo scientifico ho detto tutto, quando dico il modulo orario non ho detto tutto, devo poi entrare nel dettaglio. Quindi ogni scuola mi sembra che abbia più senso che progetti il suo, l'insieme dei suoi moduli orari. E quindi come cardinalità farei l'altra scelta, quindi anche qua offre modulo, può offrire più moduli orari, almeno uno di sicuro, ma direi che questa classe gli metto una cardinalità 1 qua sotto, perché la considero una classe, tra virgolette, privata, le istanze di questa classe, no, specifiche private di quella scuola. Non vedo ragione per condividerlo o definirle a livello generale. Ricordiamoci sempre che quando facciamo questi modelli concettuali noi stiamo definendo alcuni degli attributi, e poi ce ne saranno altri che salteranno fuori quando uno andrà avanti con la progettazione. Comunque queste due cardinalità qua sotto, questa e questa, sono il risultato di alcune valutazioni, ragionamenti che ho fatto su come penso che siano organizzate le cose nel mondo reale. Magari andando ad approfondirle scopro che è diverso, o cambiando legislazione queste cose cambiano. Quindi queste in qualche modo sono giuste o sbagliate rispetto alla conoscenza che ho io del dominio. Queste altre sopra invece sono così e basta. Lo dico in altre parole, mentre in sede d'esame potrei discutere il fatto che uno mi abbia messo uno anziché uno asterisco qua sotto, perché può essere un ragionamento che ha fatto. Se mi avesse messo uno qua sopra anziché asterisco, no. Ok? Ci sono alcune rappresentazioni che sono formalmente scorrette. Perché il fatto che la scuola possa offrire più indirizzi
non è opinabile, è scritto così, deve essere così per forza. Il fatto che questi indirizzi siano condivisi o no tra le scuole è frutto di un'interpretazione che io do, mettendoci dentro una mia conoscenza del dominio. Poiché uno non può essere tuttologo nell'arco di 2 ore, magari quel dominio uno lo interpreta in un modo, l'altro lo interpreta nell'altro, e non c'è tempo e modo di andare a approfondire, a trovare l'articolo del regolamento che dice esattamente come stanno le cose. Quindi su quello c'è flessibilità di interpretazione, okay? Di creazione da parte nostra e di interpretazione da parte nostra. E di interpretazione da parte nostra. Sì. Allora, sì nei limiti, nel senso che vorrei evitare che questi compiti diventassero dei temi o degli sproloqui, no? Perché io preferisco vedere gli schemi che non sono ambigui, poi ben venga una nota, una noticina a fianco che dice ipotizzo che, ma 3 parole, così sì, almeno aiuta mi aiuta a entrare nel vostro ragionamento. Non è poi, va benissimo, quindi mi facilita la correzione. Mi sono accorto negli anni che non è poi così fondamentale, perché correggendo 80 compiti uno in fila all'altro ci sono dei cluster. No? Alla fine dopo un po' uno si accorge, magari il primo compito dici ma questo qui cosa pensava, chissà, quando lo vedi il secondo e il terzo ti rendi conto che in realtà c'era un filone di ragionamento. No? E quindi lo ricavo a posteriori. Ma... Se mettete una nota sicuramente mi velocizzate il lavoro. Ma che sia una nota, che non sia una mezza pagina. Altri dubbi o andiamo avanti? Andiamo avanti. Adesso cominciamo a parlare di iscrizioni. Qui dice che il processo avviene in 3 fasi, adesso non ci interessa ancora. Per esercizio mescoliamo le fasi, concettualmente rimescoliamo, il processo non lo vogliamo ancora vedere. Parla di un genitore e di questo genitore ci interessa conoscere le credenziali, username e password e magari l'indirizzo di mail, visto che gli devo mandare una mail di verifica. Poi in realtà se andate sul sito vero vi chiede 6 pagine di informazioni, ma quelle che sono citate qua sono sicuramente l'email, che è una stringa, lo username, login, e la password. Più altri dati che potrebbero essere codice fiscale, cognome, nome, residenza, eccetera, eccetera, ci saranno, ma in questo momento non ci servono. Ecco, a proposito di login e password, a un certo punto nel corso abbiamo fatto una scelta. Abbiamo detto, guarda che quelle informazioni sull'accesso, quindi login e password, username e cose varie, ci saranno sempre. No? In tutte le classi che rappresentano anche degli attori. Allora, per semplicità, per sopravvivenza, possiamo darle per scontate. Quindi sia nel modello concettuale, se ho una classe che rappresenta un attore, adesso in questo caso lo studente non potrà mai collegarsi, perché lui non è mai parte attiva in questo sistema e quindi non le avrà di sicuro, ma il genitore sicuramente sì. La scuola, qualcuno della scuola dovrà loggarsi nel sistema per vedere le classi, anche lì ci dovranno essere delle credenziali per accedere. No? Quindi ovunque ci dovranno essere queste informazioni. Queste informazioni diamole per scontate, diamole per sottintese. Potete darle per sottintese, cioè non far scrivere. Adesso ormai l'ho scritto e non sto a cancellarle, ma non è sbagliato inserirle, ma non preoccupiamocene, ok? Diamo per scontato che ci siano. Così come a livello di processo,
il fatto che a un certo punto un attore deve fare il login nel sistema, non scriviamolo. Ma è ovvio che se quell'attività viene svolta da un attore che si chiama genitore, vuol dire che quel genitore è riuscito ad accreditarsi per il suo sistema come tale. Così come nei casi d'uso, non mettete mai il caso d'uso, faccio il login, eccetera, eccetera. Ci saranno, ci sono sempre, non perdiamo tempo a dire le cose che ci sono sempre. Quindi, nella seconda fase, quindi l'informazione essenziale in questo caso è l'email. Nella seconda fase i genitori registrati possono caricare la domanda di iscrizione, finalmente per ciascuno dei propri figli. Nella domanda occorre indicare tutti i dati anagrafici del bambino. Allora, i dati anagrafici del bambino, nello schema nostro, tipo nome e cognome del bambino, il testo mi dice, nella domanda occorre indicare i dati anagrafici del bambino. Ma io non lo metto nella domanda il nome e il cognome, lo metto nello studente. Siamo d'accordo? Che poi la domanda, a quella domanda appartiene a quello studente e quindi dalla domanda posso risalire a tutti i dati anagrafici dello studente, ma sono più pertinenti allo studente stesso. Quello studente lì, che adesso fa prima elementare, tra 5 anni farà prima media, è sempre lui. Poi farà una domanda diversa. Poi farà una domanda diversa, che però si aggancia agli stessi dati anagrafici di prima. Forse. Di sicuro, se ho una classe studente, devo parlare di cognome e nome, lo metto qui. String, non string. E poi qua, volete quello che volete, data di nascita. Eccetera, gli altri dati di residenza. A residenza, quindi luogo nascita ancora, luogo residenza, come minimo, sono quelli citati nel testo. Poi dice ancora nel testo la scuola di provenienza. La scuola di provenienza, come la descrivo? Ci metterò il codice numerico della scuola da cui proviene. Ma non mettetemelo per carità come attributo, perché non è un attributo. Quando sto pensando di mettere dentro una classe un attributo che in realtà è una chiave, esterna, chiave primaria di un'altra classe, in realtà sto pensando a una relazione. Sto dicendo che questo studente proviene da quella scuola. Proviene da quella scuola. E ovviamente è una relazione che uno studente proviene può provenire da una scuola o da nessuna scuola, quindi c'è 0-1, e ovviamente gli studenti provenienti da determinata scuola possono essere anche molti. Mettere dentro la classe studente una stringa che sia il nome della scuola, Istituto Alfieri, o una stringa che sia il codice della scuola è sbagliato. Il nome non è univoco, è una stringa descrittiva, il codice, pur essendo univoco, se metto un codice nascosto qua dentro, in realtà sto
creando una connessione tra queste due e non la sto rendendo esplicita. Ok? Fin qua siamo ai dati del bambino. E poi c'è la parte, la scuola dove si intende iscrivere il figlio, specificando anche il modulo orario prescelto e l'eventuale indirizzo di studio. È possibile anche indicare fino a 3 scuole in ordine di preferenza. Allora, se fosse una scuola sola, facciamo prima il caso facile, con una scuola poi cerchiamo di vedere come cancellare e modificare dei pezzi se fossero 3. Io prima ho detto la domanda di iscrizione è relativa a una scuola. Non mi basta, perché questa scuola può offrire vari indirizzi di studio e vari moduli orari. Giusto? Quindi in questa domanda dovrò anche specificare quale indirizzo di studio voglio e quale modulo orario voglio. E vabbè, lo aggiungo. Richiesta indirizzo e l'altra è richiesta modulo. Spostiamoli sotto. Una cosa del genere. Facciamo così, forse viene meglio così. Quindi nella domanda specifico la scuola, ma devo anche specificare qual è il modulo orario che scelgo per questa scuola e anche specificare qual è l'indirizzo di studio che preferisco. A rigore, visto che c'è una cardinalità pari a 1 tra modulo e scuola, qui, questo 1 qua è relativo a questa relazione, uno potrebbe dire che una volta che ho indicato il modulo, la scuola risulta univocamente determinata. Quindi avendo indicato il modulo, questa relazione qua tra domanda e scuola è superflua, è inutile, si può anche togliere, perché c'è un 1 qui. Se io ti dico questo modulo orario e questo modulo orario è specifico di quella scuola, darti il modulo orario implica darti anche la scuola. E quindi non è necessario che ti rappresenti 2 relazioni, una verso il modulo orario e l'altra verso la scuola. Punto verso un insieme più piccolo, che è già quello del modulo orario, che ovviamente mi identifica anche l'insieme più grande. Questo perché? Perché abbiamo fatto la scelta che i moduli orari siano, tra virgolette, privati, specifici di ogni scuola e non condivisi tra le varie scuole. Condiviso invece come titolo di studio non mi dà nulla. Queste 2 relazioni, scuola e indirizzo, sono utili e necessarie entrambe. Non mi basta dire solo la scuola, perché la scuola può offrire più indirizzi. Non mi basta dire solamente l'indirizzo, perché ovviamente questo può essere offerto da molte scuole. Allora, con queste scelte, con queste cardinalità, la relazione domanda relativa a scuola dovrebbe essere cancellata. Non mi serve più. La cancello. Perché se la lasciassi, lascerei solamente una potenziale fonte di ambiguità. L'ambiguità è che la domanda di iscrizione sia per la scuola Pinco Pallino e invece venga poi indicato un modulo orario di un'altra scuola, Cario Sempronio.
Questo lo posso fare perché ogni scuola deve offrire, qui c'è un 1, almeno un modulo orario. E quindi le scuole più sfortunate che fanno una cosa sola, beh, avranno il loro modulo in orario e quello è ciò che le identifica a livello del sistema, a livello di domanda. Quindi io cancello questa relazione che era la prima che abbiamo messo, ma poi andando ad analizzarla, sì. No, infatti, le ho mantenute entrambe. Però come si fa ad arrivare da domanda e istruzione proprio a quell'indirizzo? Perché ho due relazioni. Domanda richiede modulo orario il quale è legato a una scuola, e poi un'altra relazione esplicita tra domanda e iscrizione e indirizzo di studio. Ce la devo mettere questa, è un'informazione in più che ti devo dare. Ci risalgo attraverso il modulo. Allora, qual è la domanda? La domanda che ci faccio... Proviamo a navigare questo schema. Abbiamo in mano una domanda di iscrizione. Su questa domanda di iscrizione abbiamo scritto i dati del bambino, o un codice per risalire ai dati del bambino. Abbiamo scritto un'informazione, un codice per risalire al modulo orario. Da lì posso risalire alla scuola. Abbiamo anche scritto l'indirizzo che è stato richiesto. Da lì non posso più risalire né alla scuola né al bambino. Quindi se io ipotizzo di partire dall'indirizzo, non trovo più niente, perché è troppo vago. Potrei trovare tutte le domande che in tutta Italia hanno chiesto di fare il liceo scientifico. Ma se parto dalla domanda arrivo dove voglio in modo univoco. Quindi la domanda, questa domanda di iscrizione a quale scuola è relativa? Dalla domanda trovo il modulo, dal modulo trovo la scuola. Adesso questo diagramma, che è già un po' complicatino, vale per una domanda, a una sola scuola. Mi sembra che le informazioni ci siano tutte, fatemi solo andare a vedere rapidamente. Sì, tutto il resto è poi la fase di scelta, che poi ci chiederà di aggiungere delle classi, ma non c'entra con questa fase qua di iscrizione. Adesso dobbiamo aggiungere ancora l'informazione sulle tre scelte. Dimmi. Allora, la domanda è: dove ci conviene andare a inserire questa forbice che da una relazione semplice me la fa diventare tripla? Rifacciamoci la domanda che ha fatto lei prima, la ragazza prima all'inizio. Mentre prima nel diagramma tagliare qui o tagliare qui era uguale, adesso non lo è più tanto. Per cui vi ricordate le scelte che avevamo di fronte? Dire, vabbè, possiamo dire che ogni studente può presentare fino a tre domande e ogni domanda è relativa a una scuola, e allora avremmo fatto il diagramma in un certo modo. Oppure ci siamo detti, diciamo che lo studente presenta sempre una domanda sola e questa domanda sarà relativa a tre scuole. E allora in questo caso avrei potuto fondere studente con domanda. Questa seconda mi spaventa adesso. Perché avere una domanda sola e dover dire questa domanda è relativa a tre moduli diversi, che sono relativi in realtà a tre indirizzi diversi, con le loro relative preferenze, non è impossibile. Ma è complicato. Attenzione, non si può fare nel modo semplice. Se io facessi questo, che vi faccio vedere adesso, dire, vabbè, io questa cosa qua, diciamo che la domanda può essere fatta
non da 1 asterisco, ma diciamo da 1 a 3. E anche l'indirizzo può essere fatto fino a 3 indirizzi di studio. Però ho 9 combinazioni così. Cioè non c'è nulla che mi dice che la prima scelta che ho fatto qua corrisponde alla prima scelta che ho fatto di qua. Perché le relazioni non sono ordinate, sono degli insiemi, non sono degli elenchi. Quindi questa darebbe un'informazione incompleta. Dice che ho fatto 3 scelte, quella da 30 ore e quella da 25 ore, scusate, ho fatto 2 scelte, sì, da 30 ore e da 25 ore, e poi ho scelto il liceo scientifico e il liceo classico. E uno dice, scusami, ma hai scelto lo scientifico da 25 e il classico da 30? O lo scientifico da 30 e il classico da 25? Da qua non si può capire. Per capirlo un po' di più dovrei aggiungere un attributo alla relazione, quindi creare un'association class, giustamente, dove ci metto l'ordine di preferenza. Però non basta, perché dovrei mettere un ordine di preferenza qui, un ordine di preferenza nell'altra relazione, e poi dirmi e ripetermi che quei due numerini lì, che sono due association class di due relazioni diverse, in realtà devono essere considerati insieme, collegati. Ma non posso nel modello creare una relazione tra due association class. Ricordate, avevamo detto, ma devo fare una association class oppure faccio una classe vera? Faccio una classe vera quando ho bisogno che quella classe lì entri in relazione con qualche cos'altro. Quindi per poter mantenere la coerenza della scelta, dire che il modulo orario e l'indirizzo vanno di pari passo, li devo legare entrambi a una classe vera. Quindi una classe vera di cui vi ricordate che quando materializzo una session class su una classe vera, questa cardinalità da 3 diventa 1. Le cardinalità agli estremi erano sempre 1, quelle in mezzo invece rappresentavano una molteplicità. Non so se siete riusciti a non perdervi in questo ragionamento, ma comunque la prendiamo, arriviamo sempre allo stesso risultato. Che se io provassi a prendere domande di iscrizione e a fonderla con studente e mettere una molteplicità 3 dalle domande verso la scuola, va bene, domanda sparisce su, ma qua sotto dovrò creare un'altra classe di cui ho una relazione a 3 con studente e una relazione a 1 con scuola. Che è la preferenza della domanda. Quindi alla fine la molteplicità, se ragioniamo sul modello, sta sempre tra studente e qualche classe qua sotto. Quindi in pratica è più conveniente non mettere questa molteplicità qui, perché poi appunto mi richiede di ridisegnare lo schema, aggiungere un'altra classe. Quindi aggiungo un'altra classe qua sotto e cancello là questa, tanto vale tenere questa che già avevo, e mettere un bel 3 qua invece. Anzi, togliere questo appartiene, farla diventare un'association class con la preferenza appartiene, che si scrive con due T, e appartiene avrà un attributo che è l'ordine, che è un intero. E questa ha una molteplicità pari a 3, da 1 a 3. E sopra ovviamente sarà 1. Quindi lo studente quante domande ha fatto? Ne ha fatte 3. Qual è quella che preferisce? Quella che ha ordine uguale 1.
Quella che è ordine uguale 1, che è una specifica domanda, quindi ci sono tre istanze di questa domanda di iscrizione, quella che è ordine uguale 1 è relativa a questo modulo orario di questa scuola e in particolare a questo indirizzo di studio, che anche quella scuola offre, che è uno di quelli che quella scuola offre. Ordine come attributo della domanda è uguale. Sì. Sì. No. Perché di nuovo avremmo avuto il problema tra domanda e indirizzo di studio. Mettevi l'1, 3 e poi... come disambiguavi? Hai fatto domande in due scuole diverse, di due licei diversi, ma come si combinavano l'uno con l'altro? Tu non hai due moduli su cui dici dimmi le scuole in cui vorresti andare e sulla pagina dopo dimmi gli istituti in cui vorresti andare. Tu hai due moduli. Nella prima pagina scrivi la scuola e l'istituto e nell'altro scrivi la scuola e l'istituto. Quindi ciò che li mantiene insieme, ciò che è univoco, che è, da cui poi si dipartono le cardinalità è la domanda di iscrizione che è legata su ogni singolo foglio hai una scuola, un modulo, un istituto. Quindi se io avessi avuto anche, non avessi avuto questo problema del modulo, avessi avuto anche la cosa, anzi maggior ragione. Cioè questo è un oggetto che quasi non ha attributi, ma è il più importante di tutti. Perché da questo arrivo ovunque. Questa domanda di chi è? Qual è il bambino? Qual è il bambino? Qual è il genitore? Qual è la scuola? Ti so dire tutto. Perché se vedi da lei escono solamente relazioni con cardinalità 1. È l'elemento centrale del nostro sistema. Più dello studente. Adesso su questo 1-3 un attimo potremo discutere perché quello che dicevo prima, mi iscrivo in prima elementare e posso fare tre scelte. Quando poi mi iscriverò in prima media, lo studente sono sempre io, sempre lui, e dovrò fare ulteriori scelte. Quindi in realtà poi tutto questo, da qualche parte ci dovrà essere scritto l'anno. Perché una cosa che faccio quest'anno, l'anno prossimo la posso rifare in modo diverso. Quindi posso... tre domande dello stesso anno. Non stiamo complicando, il testo non ce ne parla, quindi va benissimo così. Tra l'altro anche il sistema ministeriale funziona così, cioè tu l'anno dopo c'è un altro figlio da iscrivere, ricominci da capo, rimetti i dati del genitore, rimetti tutto da capo, cancellano tutto, tranne le scuole, ma tutte le domande, tutti i dati sono resettati ogni anno. Abbiamo tutto? No? Ci manca ancora l'ultimo pezzo, a parte il processo ovviamente, ci manca ancora il pezzo che dice come sono fatte le classi. Cioè, immaginando che ci sia il colpo di culo, anche se non è scientifico, per cui tutte le domande vanno esattamente a posto, non posso semplicemente prendere ciascun bambino e mandarlo alla scuola che ha scelto come prima scelta, dove salvo l'informazione che quel bambino alla fine è stato iscritto a quella scuola, è stato ammesso a quella scuola? E di più, perché magari il liceo scientifico ho tre sezioni, è nella A, nella B o nella C. Questo vuol dire formare le classi, dire quali sono i bambini ammessi e per ciascuno di essi in quale sezione devono finire. Allora mi serve ancora un concetto in più che è la classe. In che classe vai a finire, giusto? Ops. Una classe che si chiama classe,
a cui iscrivo il bambino, la classe ovviamente appartiene a una certa scuola, ma direi di più, appartiene a un certo indirizzo di quella scuola e in particolare a un certo modulo orario, e a quella classe è stato iscritto quel bambino. Quindi la metto lassù. La classe ci sarà l'anno che è un intero e la sezione che è una stringa, prima è, e lo studente infine è iscritto ad una classe. Ovviamente questa classe appartiene a una certa scuola, la classe, se vogliamo, appartiene a un certo indirizzo di studio e in quella classe si svolge un certo modulo orario. Di nuovo, volendo, appartiene a scuola, lo potrei buttare via perché ho già svolge modulo orario, sì. E questo è l'esito finale del processo. Io ho scelto, e questa è l'ultima scelta che volevo commentare con voi prima di lasciarvi andare, di legare studente iscritto classe, avrei anche potuto legare domanda accettata su classe. Da un certo punto di vista sarebbe stato più semplice, perché la domanda era già agganciata al modulo orario dell'indirizzo di studio. Quindi avrei anche potuto, sarebbe stato più semplice, mettere la classe qua in mezzo e dico la domanda può essere accettata o non accettata. Se non è accettata fa lo stesso. Magari metto un attributo qua dentro, booleano, accettata sì o no. Se è accettata, è accettata in una certa classe. Ma la domanda già mi diceva qual è l'indirizzo di studio del modulo orario. E quindi indirettamente alla scuola. E quindi non ho bisogno solamente più di dire la sezione. E la domanda è legata al bambino. Sì, l'avrei anche potuto fare così. Lo faccio come classe primo. E quindi sarebbe stato qualcosa di questo genere. Anche qua ci metto anno e sezione. E basta, perché le altre informazioni, classe primo, le prende dalla domanda. Di che scuola? Andiamo a vedere la domanda, andiamo a vedere il modulo, e dal modulo trovo la scuola. Di quale bambino? Beh, vado a risalire la domanda. Sono abbastanza equivalenti queste due scelte. Forse la seconda è più legata proprio al processo di accettazione della domanda. Però ha un difetto, che una volta che comincia l'anno accademico, io, per vedere come sono fatte le classi, ogni volta devo andare virtualmente a tirar fuori le domande che erano state fatte. Mentre invece, legandolo allo studente, ad iscrizione avvenute, mi posso dimenticare tutto quanto è stato fatto a monte e ho, perché poi magari il bambino è poi stato trasferito da una classe all'altra, ci sono mille altri motivi per cui quel bambino è in quella classe, anche non necessariamente legato al processo di iscrizione al primo anno. Una classe può restare, sicuramente dentro una chiave primaria che non ci curiamo di nominare, però se ci serve solamente da punto di snodo può restare. Magari avrà una data, cose di questo genere, però può anche esistere, sì. A tutti gli attributi relativi alle relazioni, che di nuovo sono attributi interni, ma noi li rappresentiamo come relazioni. Ok? Domani continuiamo.